Buongiorno Italia, si è chiusa la dodicesima giornata dei Giochi Olimpici con una meravigliosa medaglia di bronzo per il quartetto del ciclismo su pista uomini, che conquista il terzo gradino del podio nella gara di inseguimento. Si allunga così a 32 giornate olimpiche la striscia positiva con almeno una medaglia al giorno per la nazionale italiana. Per quanto riguarda il medagliere, l'Italia è sempre ottava, con 9 ori, 10 argenti e 8 bronzi. I primi stamane sono gli statunitensi nel medagliere, con 25 ori, 32 argenti e 32 bronzi. Secondi i cinesi, con 23 ori, 22 argenti, 16 bronzi. Terzi gli australiani, con 17 ori, 12 argenti e 10 bronzi. La nazionale maschile di pallavolo ha perso ieri la semifinale contro la squadra di casa in una partita dove gli italiani hanno quasi sempre subito. Un netto 3-0 regala agli azzurri la finale di bronzo che si disputerà sabato contro gli Stati Uniti. Pallanuoto. Anche il Settebello ha perso ieri sera ai rigori la sfida ai quarti contro l'Ungheria. I tempi regolari si sono conclusi con il punteggio di 9-9, causa anche di un errore arbitrale clamoroso nel secondo tempo che toglie un gol alla nazionale italiana, concedendo il rigore agli ungheresi. Gli azzurri si dovranno accontentare della lotta per la quinta posizione. Bellissima finale per le atlete azzurre del salto con l'asta. Elisa Molinarolo conquista il quinto posto, saltando 4,70 m. Quattordicesima invece Roberta Bruni, che non va oltre 4,40 m. Nei 200 metri entrambi gli italiani sono fuori dalla finale. Fausto Desalu, primo degli esclusi con 20 e 37, Filippo Tortu ferma il cronometro a 20 e 54. Andy Diaz ha debuttato ieri sera con la nazionale italiana e si è qualificato in finale nel salto triplo. L'atleta di origine cubana è arrivato a Parigi dichiaratamente per lottare per l'oro, ma questa qualifica è arrivata a 16,79 e solamente la dodicesima misura ben lontano dal suo best 17,75. L'azzurro arriva da un infortunio che l'ha costretto a restare fermo per molto tempo. Questa è la mattina di Ruggero Tita e Caterina Banti che scenderanno nelle acque di Marsiglia per l'ultima regata della loro avventura olimpica. Dopo il ripetuto rinvio per meteo avverso, i due velisti italiani disputeranno finalmente la medal race. Per la conquista dell'oro sarà sufficiente la settima posizione. Alle 11:10 scendono in pista le 100-metriste della nazionale italiana per disputare la qualifica della 4%. A disposizione dei tecnici Arianna De Masi, Zainab Dosso, Gloria Hopper, Alessia Pavese, Irene Siragusa. Alle 11:35 sarà la volta degli uomini della 4%, campione olimpica in carica: Kituru Ali, Marcel Jacobs, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Roberto Rigali. Nuoto. Iniziano questa mattina le gare della fondo 10 km donne. Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci difenderanno i colori della nazionale italiana nelle acque tanto discusse della Senna. Alle 10 sarà la volta dell'arrampicata sportiva nella specialità boulder e lead donne, con le italiane Camilla Moroni e Laura Rogora. In semifinale rispettivamente qualificatesi ottava e diciottesima. Sempre alle 10 sarà il momento di Chiara Pellacani e Elena Bertocchi nella semifinale del trampolino 3 metri donne, qualificate con l'ottavo e quattordicesimo punteggio. Alle 11:30 la coppia Gabriele Casadei e Carlo Tacchini si giocheranno la semifinale di canoa nel doppio uomini 500 metri. I quattro più veloci di ogni batteria si qualificheranno alla finale A per l'oro, per gli altri la finale B.